Siamo al Moto Days 2014 di Roma, giornata piena sabato con uno stand che abbiamo reputato uno degli più interessanti di custom con Carlo della Aston Special Bike. E appunto Carlo, ci stai facendo vedere questa Harley modificata. Sì, questo è un V-Road, abbiamo cambiato i cerchi, il forcellone, tutti i comandi e in più abbiamo voluto aumentare la potenza, abbiamo montato una turbina. Quindi monta un turbo? Sì, e raggiunge circa 170 cavalli. 170 cavalli? Sì. Poi è molto... passiamo ad un'altra moto qui alla tua dietro di te, regia. Sì, questo è un altro V-Road, però con un'altra grafica, impostazione, tutta la carrozzeria tutta in alluminio, cerchi sempre in alluminio, componibili. Possiamo parlare di prezzi o ci sono trattative private? Ma diciamo che sì, questa è una moto per esempio da 35.000 euro. Sono pezzi ovviamente esclusivi e vengono, ve li richiedono anche per fare film, scene televisive? Ma finora no, però se c'è qualcuno che vuole... Perché comunque sono dei pezzi veramente fantastici, belli da vedere. E sì, giriamoci, vediamo gli altri brevemente. Qui abbiamo... Sì, questo è un Soft Springer, anche questo modificato, con la ruota posteriore da 300. Ecco, andiamo a vedere da vicino. Dai, spegni mille. Ecco qui. Quindi siamo questo voi... modello 1340. Abbiamo montato Harley, una ruota, sì, sempre Harley Davidson. Abbiamo montato una ruota da 300. Da 300 è il diametro, un posteriore molto grande. ABS, ASSB, tutte omologate, quindi possono tutte circolare tranquillamente. Avete un sito di riferimento? Sì, il nostro sito è Aston Special Bike, info@astospecialbike.com. Poi ripetiamolo, scusa, il sito astospecialbike.com. Sì, benissimo. Ecco, andiamo a vedere le ultime tre. Vediamo questa bianca, molto bella. Sì, questa è un chopper. Chopper, sì, telaio rigido, abbiamo montato i cerchi da 23 pollici, diciamo che è uno stile proprio classico. Classico, chopper, sì. Vediamo le ragnatele, no? Sì, ragnatele, lo schienale con le ragnatele. Ok, passiamo all'altra, le ultime due. Abbiamo qui... Anche questo è un chopper, però molto estremo, motore in 2000. 2000? Sì. Enorme cilindrata. Certo, e montiamo un pneumatico da 3,30 posteriore. 3,30, quindi molto grande, attenzione. Eccoci qua. Scarichi tutti fatti a mano, li facciamo noi. Voi siete a Lecco, hai detto? Sì, a Lecco. Quante persone lavorano su questa... In officina siamo 6 persone. 6 persone, ma lavorate su commissione oppure preparate dei prodotti e poi... Diciamo che esponete. Noi di solito una volta all'anno facciamo un prototipo nostro, lo presentiamo e poi li facciamo in piccola serie. In piccola serie, ho capito. Quindi questi sono dei prototipi, possiamo dire, o comunque ve li richiedono e quindi tutto l'anno poi li producete. Certo, in base alla richiesta. Alla richiesta. Passiamo all'ultima, almeno quelle di quelle esposte qui. È un telaio Softail, monta il motore 2000. È un pneumatico da 300, diciamo che la moto è guidabilissima, il serbatoio in alluminio, pesa 300 kg. Avete un... chi è che studia il design, diciamo il progetto, c'è un progetto dietro una cosa del genere? Sono io che lo faccio, perché ormai è 30 anni che faccio questo lavoro. Quindi... Proprio con la pratica, no? Li disegni prima, come fai? Sì, faccio degli schizzi, però io la moto la vedo già finita in testa. In testa, l'immagini e poi come uno stilista di moda o... Poi il cliente sceglie il colore. Tu ti chiami, hai detto Carlo? Carlo. Cognome? Carlo Colombo. Colombo, complimenti Carlo, perché... non hai nulla che invidiare a questi famosi ingegneri, architetti, stilisti, complimenti. Grazie mille. La passione poi supera ogni gap, no, anche di studio, e la pratica poi... Era un hobby e è diventato un lavoro. È un lavoro. Benissimo, ti ringraziamo, molto gentile, complimenti ancora. Grazie.